the effigy, the base game, headshot, bitch, boom. One shot, one kill. Allora ragazzi, ci eravamo lasciati con il villano in questa posizione. Praticamente cosa ho fatto? Hai rotto un pezzo di rotaia. Esatto, poi ricostruiremo, tanto le rotaie ne abbiamo un botto. Oddio, è partito! Praticamente abbiamo fatto una rotaia. Corri, che sta scappando! Dove? Muoviti! L'abbiamo fatto una rotaia che va fino alla nostra piantagione. Adesso spingi il villano. No, non spingilo di qua, ecco, spingilo di là, perfetto. Rompi la rotaia. Aspetta che rompo la rotaia. Ok, rompi. Hai il cancelletto. Rompi la rotaia. Ok, aspetta un attimo. Abbiamo la porta di qua. Perfetto, adesso rompo anche il carrello. Okay. Oddio. Ce la faccia, cioè. Oddio. Praticamente no, l'ho colpito, per quello ho paura. Adesso praticamente il villano in teoria comincerà a coltivare da solo. Giusto? In teoria. Ma aspetta, forse non lo coltiva sempre perché è sott'acqua, povero. Giusto? Sì, Ma non so. Oh, ecco. Adesso in teoria sto a fare. Ma no! No! Ma rinnega! La porta! Oddio! Sto stronzo! Sto rompi. Ah, vedi che tira su la roba. Cosa c'è? No, niente, sto stronzo di merda. No, ma rompila la porta. Che cazzo meno? No, che questo che mi scappa su e giù. Guarda, vedi che coltiva da solo. Guarda che bravo. Cosa sta facendo adesso? Cosa sta piantando? Patate? Ma le patate dove le butta? Ce l'ha lui le patate, le prende lui? E allora, noi quale prendiamo? In teoria adesso, ragazzi. Allora, dovete dirmi nei commenti come facciamo ad avere le nostre patate? Perché in teoria cosa succede? Lui coltiva automaticamente la nostra piantagione, però ovviamente le patate se le tiene e le ricoltiva. Come facciamo noi a prenderci le patate? In teoria non sono sicuro. Dovremmo costruire Rinnegan una cassa, perché lui automaticamente, quando ha la cassa, butta la roba nella cassa di legno. Perché batte cassa? Quindi riesci a farmi una cassa di... Hai legno? Sì, vado a fartela subito. Ecco, vai a farmi una cassa che la metto qua. È giusto per provare, perché sinceramente non lo so neanche io come funziona qua la storia del villano. No, perché abbiamo fatto questo bordello. Esatto, perché ho letto in internet, ragazzi, che il villano appunto... Nell'internet? Esatto, coltiva automaticamente, perché il gioco è tarato per il villano agricoltore, coltiva automaticamente la piantagione. Però non so come fare... Perché lui coltivi per me. Sostanzialmente lui cosa fa? Si tiene le patate o il grano, quello che prende. Però ovviamente noi non ce l'ho dato. Dovremmo scambiarlo con lui. Andando lì. No. Cosa sta? Schifo. È morto? Cosa vieni sta qua, vieni qua. Dammi la cassa, grazie. Vomitamela addosso. Blablabla. Ecco, te la sei vomitata addosso da solo. Scusa, vomitala e vai via. Ma allora sei un coglione. Ok, ce l'ho. Dov'è? Oh, è là. Non ho più visto il tuo cazzo sparito. Allora, aspetta, mettiamo la cassa qui, giusto per provare. Non so se funziona, vi dico subito, ragazzi. Ho un letto addosso. Allora, tieni lì. C'è un'altra cassa qua, Dove? Vicino dove l'hai preso la prima. Ne fate due? Sì, ne fate due, già che c'ero. Ma vediamo, vedi che punta la cassa. Dai, butta la roba nella cassa. Punta la cassa. Butta nella cassa roba, dai. No, te l'ho fatta bella grande, adesso. Ma cosa sta... Oddio, no! Bastardo, non è quello che volevo farti fare. Che stupido villano. Bastardo. Vuole scappare, capito il villano? Sto in infame merda. Ma dove cazzo è la cassa? Boh, vabbè. È lì dietro. Sì, ma io ne avevo preso, ne avevo due. Boh, forse te l'ho presa io. Me l'hai presa sì, tu? Sì, te l'ho presa io. Vomitamela addosso. Un momento. Vai via. Certo, vai via. La vomiti e salti via, grazie. E l'hai ripresa tu? No, è lì. Ah no, ce l'ho io, perfetto. Ah, buttiamola qua. Allora, villano, vuoi mettermi la roba nella cassa? Ah, ma se io tipo gli rompo le cose così, vediamo cosa succede. Tipo se io gli rompo le patate, no? Lui, ecco, magari le ripianta lui. Vediamo se le ripianta. Ma cosa ti guarda? Vai via da lì. Zappavin! vediamo se viene a ripiantare. Guarda. Oh, guarda come pianta bene. No, va a prendere, è diverso. No, prende e pianta, guarda. Vedi ma che le patate sono lì per terra, mi sembra. Ma dove sono lì per lì terra? Lì nell'acqua. Ma no, le riprende, vedi che non ci sono. Ce l'ha tutte lui. Sto bastardo. Come cazzo facciamo a fare in modo che lavori per noi sto pezzo di merda? Beh, ce lo diranno gli altri nei commenti, dai. Ah, ragazzi, dimmi nei commenti davvero come faccio a fare il... lavoro sporco. Perché io la cassa gliel'ho messa, però lui non mette la roba nella no, cassa. No, fai una roba, rompi, prendi, vai a sgraffare qui nel... Com'è? Che senso? Prendi le patate. Tu prendile. Ce le ho. No, prendile.
Cosa intendo? Prendi anche i germogli. In teoria i germogli. No. Vai nel coso che ha appena piantato. Dai un colpo. Ti lascio una patata. Forse così devi prenderle. No. Ma non ha senso? Nel senso, lui pianta la patata. Ah, io vado lì e le... gliela prendi. Ok, scusa, prova, fai una prova. Togli tutto quanto. Ok, adesso prendo tutto qua. Ah, ho capito cosa intendi. Perché lui ha i semi infiniti sostanzialmente. Ovviamente sì. Vediamo se è vero. Adesso io adesso ho preso le patate sue. Vediamo se mi. Se coltiva. Oh, ma io farei una cosa, scusami. Cosa? Guarda, 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 dove va di fretta adesso sto villano? Ogni tanto cammino. Però, ma siccome è notte, andiamo a dormire noi che magari domani ha fatto già qualcosa. Ma esatto. Devi saltare sulla tua cassa però, devi far parkour. Sono nella mia... Oh, mi piace un sacco sta cosa, che mi vanno giù le patate. Aspetta, accendi. Che devi buttarle qua. Bravo, Rinnegan, grazie che mi hai spinto la roba. Andiamo a vedere se ha coltivato lo stronzone là. Ehi, villano, dov'è? Non ha coltivato un cazzo ancora? Merda, c'è una strega! Dove? Fuori casa nostra, lì, a sinistra, 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 sinistra! E uccidiamola! Brutto bastarda! Bastarda di merda! Uccisa? Cosa ti ha dato? Non so. Ha una ampolla vuota. E poi? Basta. Ma sto cazzo di villano? Nient'altro. Allora ragazzi, diteci nei commenti, perché veramente mi serve sapere come faccio a far lavorare il villano per noi, tra virgolette. No, per me è diverso. No, però aspetta un attimo, ho letto anche che... Sì, bravo, rompi la rotella intanto. Ho letto anche che il villano non è che coltiva proprio velocemente, ci vuole un po' perché ritorni a coltivare. Effettivamente adesso però vedi che lui sta guardando la terra, ma non è che coltiva. Sta pensando a cosa deve fare. Tra l'altro il vantaggio non è solo questo, Rinnegan. Qual è? Il vantaggio di... come cazzo faccio a uscire da qua adesso io? No. Esci. Il vantaggio... Sì, dopo devo romperlo. Il vantaggio di avere un villano è che tu puoi andare qui e scambiare la roba per roba. Sì, capito? Perché dopo tutto... Tra l'altro gli vuole patate. Ne abbiamo tante. Cara... Ah, vedi? Cos'è qua? Torta di zucca ti dà? In cambio di uno smeraldo. Praticamente lui coltiva e poi prende le patate e poi ti chiede patate per qualcosa. È fighissimo. Quindi voi avreste in teoria le patate infinite... E dopo, oltre ad avere le patate infinite, avete anche la possibilità di scambiare con i zaffiri. Con i non zaffiri, come si chiama? Con gli smeraldi, con carote, quello che c'è. Ma insomma, lasciamolo qui e vediamo se effettivamente funziona. Se no, merda, devo zappare qua. Porca puttana. Boh, ma in teoria fa da solo, no? O no? Non lo so. Buon ragazzi, allora nel prossimo video, se nei commenti mi scrivete come fare in maniera a sfruttare un villano. Come sfruttare un villano, io sarò molto contento di seguire i vostri consigli e lo faremo nel prossimo video. Perché sinceramente ancora... Guarda, pianta, Rinnegan sta piantando. Ah sì? Sta piantando. Presto, vai a prendere la sua roba. Vedi, chissà cosa sta piantando, andiamo a vedere. Sempre patate? Boh, sta piantando roba. Aspetta, andiamo a vedere. Sì, sempre patate pianta. Si vede che pianta la prima cosa che trova. Quindi teoricamente si può piantarsi semi di grano, coltiva grano. Boh. Ma cosa mi chiedi? Cosa mi chiedi? Vabbè, ascolta. Non chiedermi robe difficili, per favore. Lasciamolo lì che faccia lui, che lavori. Lascialo lì e che guardi. Bravo, lei lavori, signor villano, mi raccomando. Sì, effettivamente, sì, però vedi cosa succede. Così va anche bene, cioè, avremo già la farm infinita di patate. Però cosa succede? Se noi non giochiamo per un po' e la patata cresce, lui la riprende e quindi noi non abbiamo patate, giusto? Tu devi andare lì proprio in maniera spasmodica a riprendere la roba. Io voglio che lui metta la patata nella cassa. Se sapete come si fa, e ovviamente se si può fare perché non so, scrivetemelo in un commento, ragazzi, mi raccomando, aiutateci. Ciao a tutti e al prossimo video.